io tiro la gamba. Ok, ci sono, ci sono. Ok. Wow, grazie mille. Mi ha salvato. Sono 240 kg. Lui lo tieni dietro. Mostruoso. Oh, ma che te sei grosso. Sentito, Fede? Sto grosso. Tennis piace fare i salti grossi, perciò saltiamo di 30 kg, tanto a lui, sai, lui dopo si stanca, poverino. È un treno da tre, quindi. Ragazzoli, amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo... Video! Video, grandissimo. Vedi che è più preparato di te. Allora, oggi siamo venuti alla The Gym Milano, prima volta per me. Siamo venuti, finalmente lui abita qua, noi siamo venuti da casa, lui si è fatto un'ora di auto. Tu Lambrate, c'avevi, quindi eri qua. Praticamente lui una settimana fa mi ha fatto venire a Cesena, giusto? Esatto. Oggi che sapeva di essere a Milano, giustamente. Ma tu l'hai capito perché faccio sta risata? Sì, sì, l'ho capito, però non ti viene bene. Mi raccomando, non perdetevi anche il video che abbiamo registrato alla The Gym con Domingo, dove finalmente io e Marco sblocchiamo un record personale sulla panca piana, attrezzatura regolamentare, sto qua rimasto a bocca aperta. Oggi invece cosa faremo? Oggi faremo una sfida tra... back squat, che per Marco è un'alzata disfunzionale, lui invece è un front squatista, che è l'alzata d'élite degli aristocratici dei weightlifter, e Marco vuole dimostrare che col suo massimale batterà il massimale di Dennis. Allora, se è così è un video veramente epico, quindi vi chiedo il massimo supporto con un bel like, un bel commento. Per io quanto riguarda, non farò squat però. Per quanto riguarda i tre big, sullo squat io sono decisamente scarso. Attualmente l'ho reintrodotto da 2 mesi nella mia programmazione, non so cosa aspettarmi. Sto facendo serie allenanti con 150 kg, che comunque ragazzi non è tanto per il mio body weight, però non so, forse avrò un 170, forse anche meno, vedremo. Mi raccomando, seguite il video, direi di partire. Cioè, cosa mi hai portato? Allora, l'ultima volta Dennis utilizzò le SBD. Marco, sto parlando e sto lavorando per te anche, e c'hai il microfono acceso. No, lui non ce l'ha, ah, il microfono, scusa, ce l'hai solo scusa, tu. Scusa. Ce l'abbiamo solo noi. C'è la grigia questa. L'altra volta ho utilizzato l'SBD, però ormai sono fuori moda, sono degli scaldaginocchio, o comunque sono meno performanti delle Insane Stone. Ma stai facendo la marchetta nel mio video? Con il codice sconto tu non la devi fare. Ecco, questa ginocchiera è un tubulare, vuol dire che Dennis con queste farà più chili sì, del ma solito. Ma ne uscirò vivo? Cioè, passa il sangue? Se ha un polpaccio lungo grosso come quello di Fede, dovrebbe farcela. Ah, che il mio polpaccio non è male. Sì, ma Fede ce l'ha sproporzionato. Ma sicuramente ho le gambe il doppio di quelle che ha Fede, Fede, io mi dissocio, non te la prendere. Fede comunque ha un gran bel polpaccio, Non te la prendere, Fede, non sono d'accordo con lui. Niente allora, metti dire. Il calzino come sempre, fino a sotto il ginocchio, per far scivolare la ginocchiera, non tirare... no, l'importante è che non passa la caviglia, perché sennò dopo te la tiri su, non la fa... arriva un po' più su. Blocca il tallone lì, non troppo sopra. Così? Qui, qua, se no non riesco a toglierlo dopo. Di sotto? Ok, ora la metti da questo verso, da qua sotto, tiri fino più che puoi, devi arrivare qui. Ribalti ed è fatta. Tira forte, secco. Vai, ancora. Ancora. Cerca di tirare ancora più forte. Sì, più sale meglio, vai. Ancora. No, è un L. Guarda, c'ho le gambe grosse. Ok, fammi tirare giù questo adesso. Ok, posso aprire? Tira sopra, ribalta. Ok. Prima che i miei figli vadano a militare, sì. È che io c'ho l'XL, okay. Lui mi ha dato una L. Ah, XL, stessa misura che ho di preservativo. Allora, prova da qui, far passare l'aria. Guarda che c'ho la coscia vabbè, grossa. Prova a piegare. C'ho la coscia grossa. Così devono calzare. Ok. Sarebbe meglio un pelino più su, però va bene. No, un XL è il massimo che puoi mettere. Minimo 170 deve fare. Con un front squat di 130 deve fare almeno 180 per essere proporzionato. Io anche non so cosa no, Marco, aspettarmi, batte, è da tanto che non provo... La cintura te la do pure. E meno male che mi accusano di non allenare le gambe, ragazzi. Cioè, non ci arriva manco qua. Un bel qua. Physique, ragazzi, non ha sì. Le gambe allenate. Lui non le allena perché deve cioè, essere cioè, lui ha la taglia L ed è sopra. Un powerlifter. Io ho l'XL e sta roba qua non mi entra. Posso aprire? Vai, no, ribalta. Questa è tu considera che non sono riuscito a mettere le ginocchiere a Fede, No, sì, no, devi togliere il calzino. Per il polpaccio. Togliere il calzino, se no lo tiri più fuori questo. Vabbè, lasciamelo. No, non puoi stare con questo. Tira su. Facciamo pubblicità alla palestra Milan? Sì. Tira su la caviglia qua. Va bene, dai. Sono pronto. Infatti. Sì, tu ma... c'hai l'XL anche tu? No. Almeno tira su... Tu c'hai la M. Almeno tira sul calzino che c'è lo spessore del... Ma sì. Lo lasci così? Oh, ma che te sei grosso.
Sentito, Fede? Sto grosso. Facciamo bilanciere vuoto? Ma no, metti 70 kg, dai. Velocissimo, vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come Whey Protein, con questi gusti fantastici per soddisfare il mio fabbisogno proteico durante la giornata, Energy Aminos Pre-Workout, Recovery Aminos Post-Workout, Intra-Workout, Creatina, che la utilizzo tutti i giorni. In più abbiamo queste creme proteiche spalmabili veramente ottime. Vi ricordo che trovate tutti questi prodotti qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli e non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Ricaricatevi al meglio prima di un vostro workout, oppure soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico durante la giornata con questi gusti spaziali. Allora, io non vedo Dennis da un anno e mezzo, da quando mi ha bloccato, quindi ora vediamo se i suoi progressi sono rimasti bloccati da allora. Guarda per terra perché lui cerca le monetine e si guarda avanti. Con le ginocchiere non ho sentito nulla. Bravo. Bravo. Marco, cioè, con la maglietta di Marzolla, ti danno devo 20 dire. Kg. Gran cotone, devo dire. Sì? Gran cotone sta maglietta. Bel taglio. Marzolla, per favore, dammi una possibilità, riabilitami. Ah, pure con lui? No, non vuole fare video con me per colpa della gogna. Marco farà il front squat da pesista. Che poi tu non hai mai registrato con Marzolla? No, ho fatto dei parecchi video. Ah. Sono quello che l'ha scoperto. Quando aveva 2000 iscritti ci ho girato il primo video. Boh, facciamo altri 25? Fai, sì, 70-120. Tanto Marco può saltare di 50 kg. Facciamo sicuro? No, ferma tutto. Su di mani, per il back squat lui è il boss. E oggi io non faccio lo squat, perciò oggi sono il coach. E perché c'è la cintura? Perché sono quello che porta anche la cintura, per l'allievo. Hai ora, scartato la cintura di SBD per sta roba? Mi hanno pagato. Okay. Nuova marchetta. Sincero. Tieni. Sincero, posso? Sì, sì. Porta la mia macchina. Sì, ma io non ho la taglia da signorina, questo manco mi ci entra. Ma allora sai, facciamo, se hai una palestra attrezzata, chiediamo al pubblico se ci possono fornire una cinta. Scusate. Magari quella lì, Domingo. Una cinta SBD che ci potete prestare? Per una stazza di 110 kg? Metallica? In teoria dovrebbe andare. Metallica. Ma dovrebbe andare. Ma mi sa che quella è piccolina. Questa va bene, no? Come? Dove sta? Dennis. Ma si mette così? Dennis. Prova. Dennis. Stringe troppo. Oh, vabbè, Dennis, vabbè, hai l'onore di mettere la cinta di colui che mi ha battuto in pedana, potresti farmi incazzare. Sì, ma mi sa che non ci sto, Guarda che io sto chiatto ora come ora. Cioè, sei ciccione? Sì. Peccato. Per quanto riguarda l'alzata di oggi, non so cosa aspettarmi. Non lo so, vediamo cosa succederà. L'altro giorno, fuori. Tommy, il ragazzo mi ha fatto i DOMS e io mi sono allenato con le gambe. Mi sono allenato con un mio atleta e abbiamo distrutto le gambe, quindi ho gli adduttori a pezzi ancora. Comunque, quanto siamo? 120? Sì. Guarda avanti intanto. E scendi a gambe tese, cioè esci a gambe tese, non fare come i bodybuilder che... Guarda avanti, prendi aria, spingi la pancia contro la cinta, stance molto stretta, su, un po' più giù vai. Ok, allarga un po' di più la stance, un po' di più allarga. E c'è le leve lunghe tu, non devi stare così stretto. Stai un po' più sul centro punta però, in partenza. Sì, però tende un po' a far questo. Devi abituarsi le ginocchiere ancora. Vai Marco, umilialo con il front. Beh, 120 kg front squat è tanta roba, eh. Sì, sì, ma tu sei sceso sotto il parallelo. Tu sono andato in buca. Andato in buca. Siamo che... Dai, sono andato in buca. Sì. Per i così non riuscivo. Devi scendere, devi schiacciare. Con quella stance stretta facevi più fatica. Vai Marco, okay, 120 kg per onore del Marco. Pesista. Sì, facili. Su, ok, appoggia. Buona. Bene, per adesso siamo pari. Ora andiamo a 150. Va bene. 150 inizia ad essere un carico molto interessante per me. Dennis piace fare i salti grossi, perciò saltiamo di 30 kg, tanto a lui, sai, lui dopo si stanca, poverino. Sai che a volte rendo meglio nei video degli altri che nei miei, perché sono più tranquillo, non c'ho l'ansia da prestazione. Allora, 150 kg, posso dirlo che mi sento abbastanza agitato, so che per molti è un riscaldamento, tipo per questo ragazzo che si sta scaldando con i 200 kg. Facciamo una singola, con i comandi devi scendere, stance più larga, tu hai le gambe grosse e lunghe, stance un po' più larga, perché sennò non riesci a rompere il parallelo. Guarda avanti, guarda Meazza, non guardare per terra. Gambe tese,
Squat! Scendi. Fonda bene. Su. Ok. Dennis ha un po' il difetto di andare eccessivamente indietro col culo e quando arriva in buca trasla avanti. E quindi non sembra quasi che non lo rompe il parallelo. Però posso dire che li ho sentiti facili questi. Sì. Facili come un calcio nei c***i. Però non stare così. Se tu fai questo. Ok. Sei un po' più sul centro punto, in modo che scendi. Ma che ti quadri, devo andare alla ricerca di come se mi dovessi sedere su qualcosa? No, devi pensare a fare un salto, caricare, ma il culo lo impegni mentre scendi. Ok. 150 per Marco in front squat. In front squat. Con 30 kg di salto. Ragazzi, come prestazione. Senza attrezzatura. Posso dire che è mostruosa come ultra row. Vai. Su. Peggio. Facile. Appoggia. La partita è ancora aperta, signori. Mi sa che Marco mi batte alla grande. Adesso andiamo a 170. Mi sa che Marco mi batte alla grande. L'ultima volta mi hai fatto provare sempre un massimale squat quando ero in deficit calorico, ero vicino alla mia gara e ho fatto una prestazione penosa. Avevo chiuso, ti ricordi? 155. 155 al 160 ero crollato. Mi avevi dato le ginocchiere STBD. Era la prima volta che facevi low bar, mi sembra. La prima volta, sì. Stavolta siamo a 170. Vediamo se, un po' come me la caverò. Se li fai il record. Sì, per me sì. Allora, 170. Marco, vieni dietro. Sei lo spotter. Non puoi mai star fuori dalla camera. Mi raccomando, non andare troppo indietro. Prima sgancia gambe tese. Verso l'alto e stai fermo. Fermo, assaggia il carico. Passo indietro. Gambe tese. Stance un po' più larga. Non sta troppo indietro col culo. Scendi con i quad e poi vai indietro col culo. Squat. Fonda bene, vai. Fonda, fonda, fonda. Su. Pinci. Ok. Poggia. Allora, Dennis Callà sta utilizzando un low eccessivamente basso. Non è un vero low bar, ma è un low low. Questa cosa la porta a essere molto inclinato. Personalmente non glielo consiglio. Lui pensava di essere bilanciere basso, ma l'ha messo troppo basso. Quindi il bilanciere basso è qui. Più in buca di così. Questo è il bar, questo è il low bar. Lui stava qui, così. Lui stava qui. Qui c'è la spina, appena sotto la spina. Questo è il low bar. Quindi sul deltoide posteriore? Sì. E non stavo lì? No, stavi più basso. T'ho visto io. Queste sensazioni. Però dai, sono sceso era sul pavimento. Era valida, però ha fatto questo per risalire. Ha cercato di compensare dello sticking point. Sì, sì. Non so se è a 180, ma li proviamo. Ma li proviamo. Adesso Marco, vai con 170. Vuoi la cinta, Marco? Vuole un cazzo. A 170 kg front squat, Marco, ragazzi. Non vuole un... Ripeto, anche questa un'alzata mostruosa. Mostruosa soprattutto perché... Allora, aspetta, 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 aspetta. In caso la fallisce, che fa? La butti a terra? Ok, ok. Copri di buco. Per sicurezza? Ok, ritolgo le scarpe. Vai. Quando vuoi. Carico. Ragazzi, un bel like, un bel commento solo per questa prestazione. Un po' più indietro, se fallisci dopo. Squat! Ah, yeah. Su! Peggio, 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 peggio! Fermoli! Back! Bravo! Bello! Record? Molto sì, bello. Pareggiato, pareggiato. Vabbè, comunque, ottimo. Molto bello, Grazie. Grazie mille. Ne hai sentiti pesanti? No, mi sono un po' accartocciato sì, in salita. Stai aprendo un po' le mani, ma incredibile hai tenuto. Ma no, sì, ho un po' perso le mani, ma più che altro mi sono accartocciato. Mi sono accartocciato. Infatti poi ti sei riaperto praticamente. Sì. Bene Marco, siete pari. Oh, se Macallà fa 180 ha vinto. Se li fallisce siete pari. Giusto? Sì. Quindi ora momento verità. Proviamo 180. Quindi che tu è il mi peso... consigli di non scendere così tanto. No, ti consigli di scendere tanto come hai fatto prima. No, ma... intendo col bilanciere. Sì, perché te lo senti male. Quindi devi... sul posteriore. Ti devi inclinare dopo. Ok. Oh, fammi fare una prova, mettiti sotto, fammi vedere. Se vado a sensazione, qui, io qua. Qua, no, no, più su, vai, qui, qua c'è la spina. Dove senti la spina? Qui, la spina sopra, ok? Non sopra la spina, appena sotto. Qui. Qui c'è la spina e qui c'è la carne. Ok. Questo è il low bar. Ok. Stavi troppo sotto. Io stavo proprio sul... Sì, no, assolutamente. Ma non è colpa mia, sono io che ho un deltoide posteriore troppo grosso. Non lo quindi... sapevi, non lo sapevi. Lo fanno solamente gli squattisti, quelli con leve molto sbilanciate, non è il suo caso. Lo porta, sta troppo inclinato dopo. Scallate adesso proverà 180 kg che è il peso che io mi aspetto l'alzata che faccia l'alzata del video in proporzione 130 che ha fatto in front se è già uscito il video ovviamente se no lo tagli vai 180 kg Marco spotter laterale spotter centrale arrivo. Sì sì quando arrivi adesso sei al lavoro sei pagato sì magari dove vai? Non laterale centrale laterale mi hai detto
Ah no, meglio laterale, giusto. Mettiti laterale. Non toccarlo, per nessun motivo. I comandi. E non andare troppo basso. Ok. Lì. Stacca prima gambe tese. Assaggia il carico. Passetti. Troppo. Gambe tese. Non sta troppo sul tallone. Squat. Scendi, scendi. Su. Spingi, 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 spingi. Ok. Back. Aspetta. Giudici, per favore. Prova valida. Una rossa laterale. Vabbè, dai, due bianchi. Me li dai? Due bianchi sulla fiducia. E vai, 180 kg. Non ne avevi di più, forse 5 kg. Allora, conta che ho controllato molto la discesa, Che vuole? Dovrei fare riscaldamento, è possibile? Sì, saliamo, ti scarichiamo e ti abbassiamo. No, back. Questi scaldi con 180, scusami. Faccio 200 di fronte. Sì, tutta, ti ogni fa. Ok, allora abbassiamo che il ragazzo vuole fare una quintupla con il massimo di Dennis. Ascolta, sono 180 però, Cioè, sicuro? È già riscaldamento? Tu ti scaldi con 180. Vediamo. No, ma gli occhiali ci vedi bene, cioè, tutto a posto. Ragazzi, è quasi come me. È un quadzilla quasi come me. Faccio incazzare il coach un'altra volta. Si vuole scaldare col massimale suo. Sì. Ma 5? Può fare la military col mio massimale. Ma pure il fermo ti sta facendo in faccia proprio. Pazzesco. E me non ne hai più. Vabbè, no, basta Tommy, sennò bruci tutto, dai, poggia. Poggia, poggia. Dai. Ok. Beh, devo dire che... Sì, ci siamo scaldati col massimale di Dennis. Adesso posso fare la mia, sì. Complimenti. 180 e 240. Vaffanculo. Così. Vabbè, scusa, il tuo massimale di squat adesso? Ci fa le doppie. E queste qua? No, 240. Però siamo lì, ci manca poco. Ma no, si è rovinato nulla. Era per riscaldarsi, capito? Non si è rovinato nulla. Ha fatto battere un pelino più il cuore. 180 ci fa la bar a volume. Sì, lo so. Ci fa una gamba sola per pistol squat. Ragazzi, mi stanno dicendo che sono scarsissimo. Lo so, però devo dire che dei miei 180 rispetto all'anno scorso che erano 155. Sì, sì. Sono soddisfatto. Una differenza. Ma più che altro tu mi hai fatto scendere proprio giù. No, perché stavi traslando avanti. Devi correggere il tiro in buca. Quindi 180 per il momento, approvati. Sì, è quello che mi aspettavo. Sono molto contento. In base ai front... Sono veramente molto contento. È brutto dirlo in una palestra con dei powerlift forti, ma sono contento. Perché no? Ma sì. Anche la ragazza dietro di noi lo so. 180 di squat, cioè... 183 fa, cioè. Infatti, a me scherzavo, veramente? Ti faccio una piccola intervista. Cioè lei fa 183. Età? 22. Quindi under 24 praticamente. Sì, ma natural o drug free? Drug free. Ah, sposto bene. Massimali attualmente? 183 squat, 92 e mezzo panca, 190 stacco. Cioè comunque, pure di stacco ti batti. Tanta roba, sì. La roba. Esatto. Vabbè. Vabbè, penso primo posto nei 20. Vabbè, peserai un centinaio, immagino. Meno 84 junior campionato. Come osi? Si vede che pesa 80 kg. No, scherzavo. Body weight al record italiano 81,4. Quindi tu hai fatto il record italiano? Sì, lo squat è record italiano. Quindi abbiamo una campionessa nazionale, a tutti gli effetti. Complimenti. Top lifter proprio. E a sto punto diciamo anche il nome? Clelia. Ok. Anche il cognome per Instagram? Corti. Si la seguono su Instagram? Beh, c'era Instagram, no? Sì. Ti do la mia panca, dai, 160... Dai, facciamo... È un per due la mia panca, ti do la mia panca. Dai, dammi il tuo squat. Record italiano in totale. Marco! Basta, parla con le donne, vieni. Intanto ragazzi, godetevi un'altra tripla, se non sbaglio, a 2,40. Calma. Appoggio, tengo dietro. È pauroso. Ha una gestione del carico che è pazzesca. Mi piacerebbe tantissimo avere la sua forza. Fare delle serie di allenamento con 200 kg di squat. Per i miei quadricipiti sarebbe la manna dal cielo. Sarebbe veramente fantastico. Velocità, potenza. Ah, l'ha fatti anche lenti, eh? Velocità del 2013, mi ricordo. Stava andando del grasso, dell'obeso. Ciccione. No, stava andando dell'obeso. L'importante è essere forti. Prima ha detto che è un ranocchio, ha detto. Allora, vabbè, body weight attualmente 92, 90, 92. Ma sei anche alto. Poi è tutta massa muscolare. Ma tu lo sai che quando è entrato in squadra... Cos'era due anni fa? Un anno e mezzo fa. Passare il microfono. Un anno faceva la gamba che era la metà. Ma lui? Giuro, non sto scherzando. Era la metà. Io c'ho, infatti te lo dissi. Ti dissi, questa gamba deve crescere. Ma chi vuole il microfono? E alla fine,
alla fine è cresciuto. No, ma c'è un quadricipite pauroso. Poi comunque rispetto a me, che ho una BF abbastanza alta, il suo quadricipite è tutta massa muscolare, cioè si vede. Contraire un attimo. Però devi capire anche una cosa, che roba. Cioè, questo è uno sport dove le leve, cioè tipo tu fan da padrone, no, esatto. A livello di leva sei svantaggiato. Sono sfigatissimo, sì. Poi se ragioniamo magari sullo stacco, non lo sei. No, però potresti fare uno stacco panca... regular molto forte. Squat e panca, punto debole per me. Squat e panca, e per lui sarà sempre, capito, quello che lui viene facile fare. Lui col mio massimale fa il pistol praticamente. Panca quanto fa? 200? Stiamo andando a prendere i 180. Sì. Non gli manca tanto. 180. Però parliamo, comunque è un anno che faccio panca. A lui è praticamente un anno di panca. A livello di età non lo è più in termini di anno solare, ma lui sarebbe ancora uno junior. Cioè lui 24? 23 fino a ottobre. Ah, okay. È nel 24esimo, per cui esce dallo junior. Fagli fare una gara in tempo. Lui viene dalla pesistica. Sì. Lui viene dalla pesistica. Io mi ricordo quando ho fatto pesistica, sì. Non avevo queste grandi cosce, cioè non è che avessi questo quadricipite. A me le cosce sono cresciute con lo stacco sumo, neanche col back squat. Con lo stacco sumo sono cresciute. Per l'adduttore, per il quadricipite. Per il sumo comunque, cioè le gambe le usi, eh. Però ragazzi, veramente un sogno mettersi in una palestra commerciale e fare serie allenanti. Commerciale? No, era un periodo sospeso. Che cazzo stai dicendo? Questa è una palestra attrezzativa. Lo so, infatti sto dicendo, se io mi mettessi in una palestra commerciale a fare questi carichi, tutti in palestra praticamente... Era della palestra, The King of Sì, Prince. Esattamente, sarebbe fantastico. Ma anche 200 kg, non sto dicendo 240, adesso sono mostruosi, sì, però... Sì, tutti i bilancieri. Il problema delle palestre commerciali è che non sono attrezzate per poterlo fare. Esatto. Perché magari trovi anche quello forte, pare sul palestra. Però in generale, cioè, tu hai bisogno delle piastre per allenarti, anche ti puoi allenare, capito? Sì, infatti, perché la gente, cioè, a me dispiace tanto perché magari vede lui con queste prestazioni e la prima cosa che viene da dire, figuriamoci se sia natural. Però ragazzi, no, vabbè, però si vede. Io penso che, cioè, si veda quando uno si vede. Cioè, fa uso o non fa uso. Poi prende 240 kg sulle spalle. Parte che stiamo parlando di 240 kg che, per carità di Dio, sono chili, però ci dobbiamo rendere conto che a livello di prestazioni adesso con questi chili in Italia ci fai settimo, ottavo. Sì, non entri neanche nella top 5. Da junior ci poteva puntare al podio. No, ma infatti senior... chiedo magari a te, che comunque sei un coach esperto in questo campo. Chiunque faccia più di 150 kg di panca piana... 149. Non è più natural. Vabbè, ma queste sono... Abbiate pazienza. Puoi dire che sono delle cazzate allucinanti. Sono delle stronzate. 150 kg di panca piana, o comunque dai 150 in su, non sei più natural. Ma impossibile in senso natural. Assoluto, cioè in qualunque assoluto. Categoria di peso? Qualunque. È una follia. Cioè, mi sembra una follia, voglio dire. Una persona che un uomo di 100 kg non possa fare un 1,5 body weight è una follia, cioè... Lui per esempio con 92 kg fa 180 lui di panca con piana. 92 kg sta puntando a fare 180 di panca. Però Andrà stiamo parlando di un ragazzo che comunque ha delle leve anche per favorevoli, cioè nel senso omero, stiamo parlando corto, all'omero corto, è mobile, è mobile. Anche lo stacco è uguale allo squat. Classico. Quindi, no, sumo, perché avendo il vizio della pesistica di schienare tanto, col sumo mi costringe a usare il femore. Stessa roba per me. Stessa roba per me. Quadricipiti. Gli ex pesisti non sono avvantaggiati nei favori. No. Comunque ragazzi, tutto questo per dirvi semplicemente che un ragazzo di 24 anni, cioè giovanissimo, con un margine penso di miglioramento abbastanza elevato, riesce a fare questi chili da natural. Semplicemente tutto si basa su allenamento e alimentazione. Questa è un'altra prova che un natural può. Ragazzi, io se mi metto 240 kg sulle spalle mi spacco la schiena. Fisarmonica. Anche perché mi va di combattere questa, cioè di sfatare questi falsi miti, perché non è vero che un natural non può. Un natural può e come. Certo. Se ovviamente fa un allenamento, segue un'alimentazione corretta. Poi vabbè, tu non so se segui l'alimentazione corretta, sì. Penso di sì. No, lui è seguito da un nutrizionista. Quindi come giusto che tutto sia. Tutto ad hoc. Assolutamente. Ok. Sì. Tanta roba, ti faccio complimenti. Grazie. Invidio, mi piacerebbe avere quella forza. Comunque, come dicevo prima, io non riuscirei a fare non riuscirei ad avere la resistenza per fare un allenamento di BB. Certo. Quindi, il mio allenamento tu lo trovi abbastanza noioso. Esatto. Okay. Molto. Quindi, cioè, proprio sono due cose, due mondi opposti. Posso capire. A me affascina tanto il mondo del powerlifting, questo è vero. Ne ho molto paura di sollevare questi carichi, perché comunque quando rischi tanto puoi rimetterci anche tanto. Però Dennis, non è che tu arrivi a questi carichi da oggi a domani, è una progressione, è come se ti dicessero... Tu in un anno è arrivato a questi carichi. Sì, ho capito. No, allora, lui è partito un anno fa, lui è partito un anno fa con noi che viaggiavamo sui 2,20 di squat, ok? Siamo arrivati a 2,70. Ah, dalla pesistica? Quindi sì, no, pesistica. Lui è arrivato, lui mi ha contattato che aveva sui 2,20. Ok.
c'è anche da dire che è stato scartato da altre società di cui non facciamo nomi, però è stato scartato da, sì sì, perché è ritenuto scarso. Ma seriamente, non ho capito, da società di powerlifting, società di powerlifting. Mi è stato detto ovviamente non facciamo nessun nome, però era stato scartato, cioè lui è indovinare, di dove sei? Lago Maggiore. No, vabbè, ma te l'ho detto. Si sa che poi la progressione non sarà mai quella, no? Certo, però, certo. Però intanto in un anno... Attualmente lui massimale di squat? Ha fatto 2,70. Quindi Starco, diciamo che l'obiettivo sono i 300 kg di squat. 280. Sì, 280. Prossimamente magari no, ma l'obiettivo è quello. Cioè, lui è uno anno, che 300 a 90 li può fare. Può fare? Sì. Tanta roba, tanta 300. Roba. 300 squat a 90 kg. Ti dico, prima che di stacco. Sì, sì. Cioè, nel senso, lui è capace che te li arriva a fare di squat, ma non te li arriva a fare di stacco. Lui perderebbe 2 kg di body weight e crescerebbe no, di 90, 90 nel senso 90 nella 93. Ah, scusami, entro il 93. No, certo, entro il 93. Sì. Vabbè, 2 kg di body weight comunque per un 92 a questa altezza. No, perché dopo, cioè, no. Dici di perdere tanta forza con 2 kg in meno. Perché tu devi allenarti con quel peso corporeo, fa tanto. Cioè, quel chilo lo senti, se alzate... Il suo peso ideale di categoria quale sarebbe, secondo 93. Te? È già 93, per quanto sei alto? È già la sua categoria. 1,72. Ecco, più o meno. A meno che non sale sui 105. C'è una tabella Scelgo che dice per ogni altezza, potenziale certo, massimo, certo. Tipo 1,73 mi dava 96. Ma infatti io quella tabella lì, secondo me, è corretta. Comunque, se sei alto 93, devi stare su 120 e passa. Io sono 1,90, non sono 1,93. Sì, allora. Mamma mia, Martorelli è 1,93. Martorelli. Io sono 1,90. Devi andare a 120 e più. Lo so. C'è anche da dire che appunto in questo caso le leve sono piene, cioè nel senso riempirle ulteriormente per lui vorrebbe dire addirittura far fatica proprio a scendere, cioè parliamo di uno che veramente anche in squat devi dirgli proprio scendi, ma non perché non vuole, perché è ingombrante, cioè, però al allora, giorno d'oggi quasi 24 anni, 2,70 di squat, 180 di panca e 2,70 di stacco. Sì, 2,80 dai, 2,80. Ragazzi, sono carichi paurosi e comunque confermi anche tu che da natural sì, si può, assolutamente, cioè non vi dovete limitare, no assolutamente, dovete puntare tutti in, cioè bisogna puntare in anche perché chi comincia a puntare sulla chimica a parer mio non dà così tanta attenzione ad allenamento e alimentazione, quindi pensa che la scorciatoia sia quella e arriva a fare ancora più cagare di un natural che si allena bene, cioè almeno questo è quello che ho visto nel campo del bodybuilding, non arrivano mai a quella condizione. E poi comunque bisogna sempre affidarsi a persone che ti danno anche un parametro oggettivo reale di quello che sei tu, perché poi è chiaro che va bene prendere come esempio magari un ragazzo che è portato, no? Sì, sì, sì. Però è chiaro che bisogna essere anche realisti, cioè se arriva una persona che non è portata, vuol dire puntare al suo massimo, però si possono fare delle ottime cose. Poi è chiaro, magari guardare i parametri della FPL di oggi, dove i chili sono veramente alti, può essere demoralizzante per alcuni. Sono mostruosi. Però insomma, questo fa capire che comunque la gente ha imparato ad allenarsi bene. In poche parole, ragazzi, io confrontando il mio fisico di 1,90 con queste leve sono trasvantaggiato. Probabilmente lui mi batte 2-1, io magari sono un pochino più portato per lo stacco sumo, se possiamo sì, dirlo stacco così. Stacco in generale, poi viene a vedere cosa sei. Tu invece sicuramente sei molto più forte di squat e sì, panca. Ovvio. Femore e omero fanno da padrone. Sono un po' più deformati. Comunque femore sarà anche corta, ma muscoli ce ne sono. Sì, 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 stacca di leva, tu, anche lo squat. Sono d'accordissimo. Diciamo sono che d'accordissimo. Quando hai le leve corte sembrano più grossi. Sembrano. Magari non ha tanto di centimetri, però sembra più grossi di uno che. Il quadricipite, se prendi la circonferenza, secondo me 70 ci arriva. Sì, sì, sì. Anche di più, anche di più. Cioè io un 76. Ah, ma veramente sì, ma tu sei alto, è diversa la proporzione. Non abbiamo visto la partenza, perché... Sì, la trasformazione. Credimi, è proprio una cosa, lui se lo ricorda, che io proprio gli dissi, sta gamba deve diventare il doppio. Cioè proprio... È diventata. È diventata appunto ragionando quello che dicevo prima, no? Anche togliendo il tacco, insegnandogli a scuotare di più. Hai fatto due video oggi o... No, questa era la parte di intervista che mi interessava. Beh, ti presento, come ti chiami? Tommaso Lorenzetto. Ok, seguitelo su Instagram, ragazzi, perché comunque sono dei record. Penso qualcosa avrà vinto con questi. No, in realtà no, perché appunto lui ha iniziato un anno fa. E ha iniziato. Se avesse iniziato qualche mese prima, sì. Perché non è più junior. Perché non è più junior. Terzo, lui sarebbe arrivato terzo. Abbiamo fatto i test massimali pochi mesi dopo la completa di cui sarebbe stato il junior. E con quel totale lì avrebbe fatto sicuramente un podio. Ok. Avendo iniziato quei 2-3 mesi in ritardo, non l'ha fatto, però sicuramente, ripeto, ragazzi, il livello della 93 in Italia è assurdo. Stiamo parlando. Secondo me in questo momento è la categoria di forse possiamo per dire fare oro devi fare più di 800, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Beh, sappiamo che Cicero ha fatto più. Io ho conosciuto Angrisano. Angrisano, Cicero, ci sono atleti fortissimi. 800 non... come la spartisci? Totale. 200 di panca piana minimo? No, 160 di panca, allora, 2,90 di squat, 3,40 di stacco. Dovete considerare che Angrisano viaggia sui 3,50 di stacco ormai, siamo lì.
Io l'ho visto dal vivo. Sì, in giacca sì, e cravatta. Sì. No, 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 200, che ti ha fatto, fatto due, tutti cosa quelli fatto, che fanno 300 ha fatto. Totale 300. Lo fa sempre lo stacco. Facciamo così, giusto per non farlo raffreddare. Allora, io chiuderei il video qua, ragazzi. Vi ringrazio per... in primis ti ringrazio per l'ospitalità. Lascio ovviamente tutti i contatti della The Gym qua sotto, link in descrizione. È stato un piacere comunque allenarmi, ragazzi, oggi. Magari fai un 360 con una squadra di powerlifter veramente, veramente molto forti. Mi ha fatto strapiacere. Ho battuto due record oggi, 160 di panca piana, alla faccia tua. E 180 di squat. Io sono contento alla fine. Qua dentro è vergognoso, però ci sta. Tu devi fare una tripla ancora? Una doppia. Dopo. Chiudiamo il video in questo modo, ragazzi. 5 colpi con 240. No, 5 doppi. Diciamo che in gara solitamente passano 8-10 minuti tra una prova e l'altra. Lui si è fermato no, anche 8 minuti sono passati all'incirca. Sì? Dai, 8 stacca minuti. Bene. Ok, 1, 2. Pianti lì e stai fermo, aspetta che ti do lo squat. Squat. Fluido, schiaccia forte, buono, dai, entra bene, tieni dietro e schiaccia forte, buono, mostruoso, mostruoso. Sei contento di essere apparso in un video su YouTube? Sì, prima volta, è stato bello, divertente. Uscirà sul canale di Dennis? Divertente, sì, sì. Sì, infatti taglierò la parte con Domingo, lascerò la parte... Qua ci sarà un punto di domanda. Esatto. No, saluto. Ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Anche per noi. Ci vediamo la prossima, tanto quando magari... volete. L'obiettivo è sempre romperti le scatole il meno possibile, quando... già con quello che è successo oggi. È stato veramente un piacere avervi qua, quando volete. Tanto grazie mille. Ci trovate qua, ma se volete venire a allenarvi, l'attrezzatura a disposizione. Per i... Grazie mille davvero, grazie veramente. Piacere. E noi ragazzi, come sempre, ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi.